carne costa, abbiamo visto tanta ricerca e sviluppo, però poi di fatto si deve arrivare anche alla produzione. Mi racconti un po' come fate a produrre delle pastiglie di qualità e anche quindi sicure? Bene, tutto incomincia con la tranciatura dei supporti, che noi prendiamo le bobine di acciaio, le tagliamo a secondo la misura di ogni supporto, il supporto viene pulito, preparato, viene applicato lo strato di colla per garantire l'adesione. In parallelo si fanno le mescole, quindi mescoliamo 20-25 ingredienti diversi della ricetta, e tutto questo va poi a finire nella pressa con diversi minuti di pressione con la temperatura elevata per garantire che la pastiglia prende forma e resistenza meccanica. Dopo il forno le pastiglie vanno in trattamento termico nel forno, dopo la pressa vanno nel forno per garantire la completa polimerizzazione dei liganti. Dopodiché si fa una rettifica per portare le pastiglie a dimensione, lo spessore corretto, vengono applicati smussi, tagli secondo il disegno, e dopodiché si fa un trattamento di scorching, un trattamento ad elevata temperatura della superficie delle pastiglie. Poi segue la verniciatura del supporto metallico delle pastiglie, montaggio degli accessori, lamina antirumore, varie molle se ci sono, marcaggio della pastiglia e marcatura della pastiglia, e alla fine messa in scatola. Okay, tu mi parlavi di scorching, se non sbaglio è una tecnica speciale anche che serve per fare in modo che le pastiglie resistano alla temperatura e siano anche pronte all'uso nel momento in cui vengono installate, giusto? Sì. Nel forno le pastiglie vedono 200-220 gradi di temperatura, però nell'utilizzo reale possono arrivare nei freni, i dischi possono arrivare anche a 700 gradi o di più. Quindi per preparare le pastiglie a questo tipo di frenata ad elevata temperatura si fa una bruciatura della superficie, in modo tale che i gas che ci sono nel primo millimetro e mezzo della pastiglia se ne vanno e non pregiudicano la sicurezza della frenata, della prima frenata. E voi avete anche un trattamento speciale che fate per alcune pastiglie affinché le siano subito pronte, giusto? Avete anche un vero e proprio logo per questo. Questo è anche un trattamento, si chiama Kotec, che è una vernice che si pone alla fine del processo produttivo sulla superficie delle pastiglie, in modo tale che la prima, seconda, la terza frenata, il materiale è già pronto, già dà un massimo rendimento possibile. Durante tutto il processo immagino ci saranno dei check sulla qualità, tu sei responsabile della qualità, mi spieghi quali sono i controlli che fate, con quale frequenza e un po' come si svolgono? Tutte le fasi di processo produttivo hanno una sequenza di controlli che si fanno alla qualità, fino ad arrivare ai test finali sul prodotto finito. E i test cominciano dalla pulizia del supporto, dell'ensità della mescola, parametri della temperatura, perdita di peso nello scorching, parametri di distacco, compressibilità, fino ad arrivare alle prove di efficienza frenante per garantire il materiale che rispetta i limiti. Tutti questi sono controlli quotidiani che voi fate? In tutte le fabbriche si fanno questi controlli tutti i giorni, sui lotti di produzione.